Ciao a tutti amici di Tutto Spinning, bentornati qui sul canale. Io sono Davide e oggi qua siamo insieme per una nuova emozionante puntata di abbigliamento da pesca. Eccoci qua, parliamo appunto di abbigliamento da pesca. Oggi però faccio magari un marchio che magari mi vedete fare veramente veramente poco. Megabass. È un marchio con cui collaboriamo da un pochino, con cui ci troviamo molto bene, con cui Luca si trova molto bene, pescando tanto il bass anche con il loro materiale. E abbiamo fatto una prova ordinando parte del loro abbigliamento tecnico che sembra davvero, davvero tecnico. Cosa che tante volte magari può essere anche rara per un marchio che si occupa di attrezzatura da pesca come canne ed esche. Ma anche in questo caso, Megabass ha buttato fuori degli articoli che secondo noi vale la pena vedere. Partiamo da questa felpa che in realtà che si chiama Game Hoodie, che è una sorta di felpa, ma in realtà è più una maglietta, visto il materiale, una maglietta anti-UV. Dal costo anche limitato rispetto ad altre magliette anti-UV che possiamo trovare adesso sul mercato, infatti viene vostra ad un prezzo di 69 euro. Qualche piccolo, diciamo, spunto su questo prodotto è il fatto che ha un'asciugabilità davvero, davvero rapida. Questa la rende una maglietta anti-UV e anti-UB molto eccezionale, soprattutto in condizioni, per esempio, di pesca in barca, che chiaramente spostandoci con le onde che magari vanno contro la chiglia della barca possono bagnarci. Questa maglietta qua, ad asciugatura estremamente rapida, vi consente di essere sempre di evitare delle condizioni di disagio in cui siamo appunto bagnati, perché è estremamente veloce l'asciugatura ed è anche eccezionalmente traspirante. Questo vuol dire che se venite bagnati da agenti esterni, come può essere l'acqua appunto del fiume, del lago dove siete, o da agenti interni, come fa caldo e quindi sudate, banalmente come tutti gli esseri umani, questa maglietta qua è eccezionale perché traspira molto ed è molto, quindi vi evita di sudare troppo, ma anche qualora sudaste tanto, elevata traspirabilità. Andiamo un po' in ordine di prezzo e vediamo un secondo articolo che è la Blow Attack, sempre di Megabass ovviamente, in due colori. Questo verde, che non è il classico verde militare, e lo apprezzo onestamente, che non dico che ha stufato, però avere troppa roba verde militare, è bello avere anche un verde, questo qua non lo definirei militare quanto magari una sorta di acquamarina. Oppure, se siete dei classiconi come me, c'è il buon vecchio nero che smagrisce sempre e non guasta mai. Le Blow Attack escono ad un prezzo di 179 euro e sono ottime in condizioni meteorologiche non estreme. Hanno un materiale particolare che è il Guard Flex, che vedete anche abbastanza promosso in questi che sono i suoi cartellini, e che permette un'ottima traspirabilità, un'ottima leggerezza e un'ottima libertà di movimento, resistendo molto bene al vento, grazie al Guard Flex, e anche ad un'acqua leggera, quindi non sono dei gusci, possiamo individuarli come dei soft shell un pochino più pesanti, quindi adatti anche per la stagione cui stiamo andando incontro, autunno-inverno, che però anche magari in giornate eccezionali di caldo, o magari quando nelle ore più calde, dove un sole alto può comunque darci la sensazione di una temperatura un po' alta, sono eccezionalmente traspiranti e quindi vi consentono di rimanere in pesca senza avere, appunto, come diciamo anche per la Game Hoodie, delle condizioni di disagio in cui vi sentite sudati e quindi magari non siete al top della forma. Quindi anche questo prodotto qua, tra l'altro, si attesta su una fascia di prezzo che è abbastanza competitiva con altri brand che fanno materiale simile. Questo inoltre, rispetto ad altre antivento o soft shell, è un pochino più imbottita, quindi un pochino più adatta in questo periodo qua, perché vi consente anche di vestirvi meno sotto e quindi essere più liberi nei movimenti. E poi anche nelle rifiniture lo si vede molto bene la qualità, anche poi dopo in piccole cose. Per esempio, a me piacciono molto queste scritte giapponesi presenti sulla manica, di cui non mi chiedete il significato, magari c'è scritto buona pesca. Però qualsiasi cosa ci sia scritta so che è di buon augurio e non mi dispiace proprio. Oltre a quello troviamo anche delle tasche accessorie per le nostre scatole di esche, per magari una bobina di filo o per i finali o per le forbici o il telefono e la licenza, insomma, le solite cose. Passiamo a qualcosa di un pochino più tecnico, qualcosa che anche di un valore un pochino superiore e che si traduce in pesca in veramente un ottimo comfort che vi permette anche di pescare più a lungo e di pescare meglio. Quello che a volte qua vi lancio due tip.
quello che a volte mi accorgo quando ho a che fare con i clienti qua in negozio sull'abbigliamento, che tante volte giustamente vogliono risparmiare qualcosa, è che dimostrare che l'abbigliamento può avere un riscontro positivo in pesca è una roba un po' empirica da dimostrare, mettiamola così. Però vi faccio un esempio: a parità di pescatori, uno che indossa un gilet magari molto spesso, molto caldo, magari in un periodo estivo, chiaramente dopo un po' avrà una sensazione di sudore, perché tutta la parte coperta dal gilet sarà sudatissima, pesantezza quindi anche, ma il sudore chiaramente è anche un elemento che, andando a sudare, perdiamo dei sali e quindi magari non ci rendiamo conto, ma piano piano la nostra concentrazione cala, ma proprio perché stiamo vivendo una situazione in cui non siamo al meglio della nostra forma, stiamo perdendo tanti liquidi, abbiamo caldo, quindi facciamo più fatica. A parità, diciamo, di temperatura, spot, quello che volete, invece magari un pescatore che ha un abbigliamento più leggero, più traspirante, più adatto alla stagione che sta vivendo, si traduce in una pescata lunga, ovviamente non nell'immediato, in procrastinare appunto queste situazioni di disagio e quindi avere una pescata più piacevole ed essere anche più concentrati in pesca, perché meno distratti da delle condizioni appunto sfavorevoli a causa di un cattivo abbigliamento. Ovviamente questo non vuol dire che dovete spendere i milioni per l'abbigliamento, però quando comprate qualcosa di tecnico chiedetevi sempre se vale la pena magari spendere poco o magari riuscire ad aggiungere qualche euro per avere un indumento che ci permetterà di pescare meglio e più a lungo una volta che saremo in acqua. Queste ultime due giacche che vi faccio vedere, ovvero la Wilderness Jacket che ho qui e la Blizzard che ho qua dietro, diciamo che sono appunto in quel gruppo di indumenti che vi rendono la pescata più facile e che su pescate lunghe vi permettono di essere più concentrati, più soddisfatti e non avere delle condizioni che vi distraggono. Nello specifico, la Wilderness è una giacca che esce intorno ai 279 euro, è un guscio, quindi vi protegge molto bene sia dal vento, come abbiamo visto anche per la giacca precedente, ma anche molto di più dall'acqua, resiste fino a 20.000 mm d'acqua a livello di pressione. È una giacca estremamente comoda nella vestibilità, appunto vi permette molti liberi, i movimenti molto liberi, quindi non vi costringe, ha un'ottima tenuta alle intemperie come vento, che è fastidiosissimo, lo sappiamo benissimo, ma anche e soprattutto all'acqua, che può essere molto debilitante. Essendo un guscio vi protegge anche sotto delle piogge abbastanza importanti, differentemente dal soft shell che abbiamo visto prima, che sotto acque importanti può mostrare segni di cedimento. Quindi in base alla stagione, in base a dove vi trovate, dovrete optare o per il modello precedente, quindi per la Blow Attack, oppure per la Wilderness, che come suggerisce il nome invece è, diciamo, più pensata per condizioni un po' più al limite. A livello poi dopo di estetica, io la trovo veramente semplice e bella. È chiaramente nera con il logo nero Megabass ricamato, che io lo trovo veramente elegante onestamente, perché non ostenta. Due tasche qua laterali e tra l'altro antipioggia, molto profonde, quindi vi consentono anche qua l'utilizzo sia cioè vi consentono di riporre scatole portaoggetti, scatole di minno, di artificiali, di gomme, la parmigiana, oppure anche le forbici, il telefono, il portafoglio, le licenze di pesca. Ne troviamo due qua sopra, che sono quelle a più rapido accesso per materiale un po' più da pesca, diciamo, e poi anche qua sotto coperte anche, oltre a essere antipioggia, le classiche tasche basse per le mani o per riscaldarcelo un attimo in condizioni di freddo, ma anche qua possiamo riporre tranquillamente dell'oggettistica. Anche queste comunque hanno una buona profondità. Oltre a quello poi troviamo le classiche scritte in giapponese che abbiamo visto anche sull'altra giacca, sulla Blow Attack, ed anche il logo Megabass un pochino più in risalto sulla manica, giusto per far sapere a tutti chi è la vostra squadra, qual è la vostra squadra del cuore, insomma. Se cercate quindi un guscio altamente performante per le vostre uscite in pesca nelle mezze stagioni o anche nelle stagioni più fredde, con qualcosa sotto ovviamente, la Wilderness è una di quelle giacche che dovete tenere in considerazione. Passiamo ora all'ultimo articolo di questa selezione Megabass, è l'articolo più costoso, ci aggiriamo intorno ai 325 euro, ma siamo anche su un prodotto altamente tecnico e anche un po' di trovare qualcosa di simile nel nostro mercato è abbastanza difficile, devo dire, perché stiamo parlando di un guscio come la Wilderness che abbiamo visto prima, ma imbottito.
quindi un giubbotto prevalentemente invernale che ha delle molto in comune con la wilderness e aggiunge anche qualcosa. Come la Wilderness che abbiamo visto prima, infatti può resistere fino a 20.000 mm a livello di pressione dell'acqua, quindi ha veramente una buona tenuta, un'ottima tenuta sotto l'acqua. E come la Wilderness che abbiamo visto, è ovviamente anche antivento oltre che antipioggia. Quindi un guscio esterno e un'anima interna imbottita per ripararci anche dal caldo, dal freddo. Soprattutto questo tessuto è un tessuto a fibra cava, loro lo chiamano a fibra cava. Questa fibra cava permette di intrappolare il calore e di disperderlo più lentamente, in maniera tale da avere una termoregolazione corporea quando siete in pesca veramente ottimale, cioè di riuscire a espellere il calore anche lentamente in maniera tale da tenervi sempre al caldo durante tutte le vostre giornate, le vostre ore di pesca. Oltre a quello abbiamo ovviamente anche qui la cerniera idrorepellente isolante all'acqua, sia per quanto riguarda la cerniera principale che anche per quanto riguarda quella delle tasche. Le tasche, abbiamo anche qui due tasche lato cerniera coperte, adesso le faccio vedere meglio richiudendo la giacca. Abbiamo quindi due tasche laterali, anche qua molto spaziose, coperte, quindi parzialmente invisibili, diciamo, ad un occhio che dà a qualcuno che dà un'occhiata, ma che consentono di tenere anche qui una grande quantità di oggetti al loro interno. In questo caso la scritta Megabus ricamata invece è un po' più in risalto con questo colore verde, però direi proprio che non lo si può chiamare un pugno nell'occhio. Oltre a quello abbiamo poi dopo anche le tasche sotto, come per la Wilderness, anche queste molto calde all'interno, abbastanza spaziose. Dopodiché invece su questa giacca le scritte sulle maniche invece non le abbiamo. Abbiamo però il logo circolare di Megabus sulla manica sinistra. Questa è una giacca altamente tecnica, sia per via dei brevetti che si porta dietro, che sono brevetti anche di Megabus. Come abbiamo visto, il tessuto particolare a fibra cava è una loro particolarità, peculiarità, ma anche qui abbiamo poi il Breath Flex che consente un'ottima traspirabilità, nonostante sia una giacca che è pensata quasi esclusivamente per il periodo invernale, a meno che non viviate in delle condizioni di freddo sempre, però non credo onestamente. È una giacca veramente difficile da trovare di uguali, perché tante giacche appunto pensate per essere dei gusci non sono imbottite e prevedono che vi vestiate sotto molto a strati. Questa giacca qua invece fa entrambe le cose, è già pesante e vi protegge da un guscio, vi protegge da acqua e vento. Questa la rende ottimale anche per essere un capo di tutti i giorni, non è detto che dobbiate affrontare la spesa per un capo che utilizzate solo in pesca, perché il design che ha questa giacca, il colore che è un colore nero, quindi un colore che va bene praticamente sempre, la rendono ottima per essere una giacca da utilizzare sia in condizioni ovviamente di pesca, per tutti i tip che abbiamo visto, vi ripara dall'acqua, dal vento e ha tanto spazio nelle tasche, ma anche per essere usata in condizioni di un'uscita con gli amici oppure una passeggiata col cane, perché vi protegge bene dal freddo, vi isola molto, davvero molto bene, e non permette una dispersione del calore corporeo inutile che vi costringe chiaramente a vestirvi sempre di più per poterla contenere. Bene ragazzi, direi che è tutto. Abbiamo preso qualche novità dell'abbigliamento di Megabus, siamo rimasti non stupefatti, di più, ci è proprio piaciuto questo materiale, quindi ve lo consigliamo e ve lo proponiamo. Trovate già tutto disponibile sul sito Tutto Spinning e come sempre io vi invito a iscrivervi al canale YouTube per rimanere sempre aggiornati, anche attivando le notifiche con la campanella, e iscrivetevi anche, aggiungeteci su Instagram, la nostra pagina di Instagram Tutto Spinning, ma vi ricordo anche il canale Telegram Tutto Spinning, dove molto spesso le novità o anche delle promozioni particolari arrivano prima. Quindi triade, YouTube, attivate la campanella, Instagram, seguiteci anche per le bellissime foto di pesci, e Telegram per le mega offerte, ci trovate sempre lì. Quello che avete visto è già disponibile su Tutto Spinning e ora io vi saluto, devo fare un altro video. Ciao a tutti ragazzi!